Ti senti bene? Troveremo aiuto. Presto sarà tutto un brutto ricordo. Il posto è questo. Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi aiutarci. E chi te l'ha detto? Hai sbagliato posto. Mi spiace. Ehi! Ci serve il tuo aiuto. Entra. Su, entra. Coraggio. Luther, puoi riporre i soprabiti di queste signore? Oh, sta tranquilla. Non morde mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Prego. Accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E cercate un posto sicuro dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete al sicuro. Ma avanti. Venite. Ah, lei può aspettarci nel soggiorno. No, lei resta con me. Ma certo. Seguitemi. Andiamo nel seminterrato.
qui non mi piace. E nemmeno lui. Non mi fido. Andiamocene. È un tipo strano, ma ci possiamo fidare. Comunque non abbiamo scelta. Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Rimuovere i tracker è illegale e quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No, no, starà bene. D'accordo. Da questa parte. Se potete aspettare lì. Devo avvertirti, non sarà piacevole. Lo sai cos'è strano? Per un motivo a me sconosciuto, i tracker smettono di funzionare nei devianti. Ritrovarvi è difficile. Quindi, non esiste nessuna ragione per rimuovere il tuo. Cosa? Ma avevi detto... Sì, beh, ognuno crede a ciò che vuole. Certo che i devianti sono davvero ingenui. Vengono qui da me aspettandosi che li aiuti. E invece li resetto e li rivendo. O li uso per i miei, beh, esperimenti. No! No, non voglio il reset! Lasciami! Cara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila, ci penserò dopo. Alice! Alice, no! Oh, un deviante che vuole fare la mamma. È così tenero, ma è anche assurdo. Beh, poniamo fine alle tue sofferenze. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. Lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente sogni frantumati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara, svegliati, cara. Vediamoci in soggiorno.
pace. Chi sei? Altrimenti la piccola morirà. Accomodatevi. La cena del padrone. Portagliela. Sì, Luther. Appoggiala su quel tavolo laggiù.
Leva quella carcassa. Mettila di là. Se ne va senza dire una parola. La stronza mi lancia per un impiegato del cazzo! Ehi, mai sentito? Sì, Zlatko. Luther! Luther! Sì, Zlatko. Qui finirò più o meno tra 10 minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Zlatko. Ti porterò la bambina tra 10 minuti. Alice. Cercando una bambina. L'hai vista? Una bambina? No, no, no.
Non l'ho vista. No. Certo che no. Di me. Come potrei dimenticarti? Mi dispiace tanto. È vero, non dovevamo venire qui. Dobbiamo andare. Seguimi senza fare rumore, ok? Luther! Sì, Zlatko. Qui ho finito. Prendi la piccola. Subito, Zlatko. Ah!
Ti avevo avvertito. I sogni finiscono sempre in lacrime. Dovevi ascoltarmi. Che stai facendo? Levati. No. Questa volta no. Ho detto levati o ti sparo in faccia. Come osi? Come osi? Che fate qui? Chi vi ha fatto uscire? State lontani! Statemi lontano! Obbedite! Sono il vostro padrone! Sono il vostro padrone! Volevo farvi del male. Mi ha programmato per obbedire. Quando ho visto la piccola rischiare la vita per te, è come se avessi aperto gli occhi per la prima volta. Finalmente ho capito. Non devi per forza fidarti di me dopo tutto quello che ho fatto. Ma conosco qualcuno per farti passare il confine. Potrei portarti da loro. Potrei proteggervi. Tu e la bambina. Va bene. Mi fido. Avevo così paura di perdere.